Welcome to an Italian everyday spoken conversation from Ablas. We'll start by listening to the conversation with only Italian subtitles, and then again with its English translation too. Finally, we'll cover some vocab that we found in the conversation. Follow along with the full conversation text on the Ablas website, a link will be in the description. Let's start by listening to the conversation with only Italian subtitles. David sta telefonando a un hotel per prenotare una camera per il suo viaggio di lavoro della prossima settimana. La receptionist dell'hotel risponde al telefono. Pronto, qui è l'Hotel Fenice, come posso aiutarla? Buongiorno, vorrei prenotare una camera per lunedì per una persona, per favore. Nessun problema. Per quante notti alloggerà da noi? Per tre notti. Ok, abbiamo un paio di camere disponibili. C'è una camera con un letto singolo, è l'opzione più economica a 326 euro per tre notti. Grazie. Questa camera ha per caso un balcone? Purtroppo no. Solo le nostre camere con due letti matrimoniali hanno il balcone. E hanno un prezzo di 398 euro per tre notti. Capisco, non importa. Posso prenotare anche la colazione? Certo. Effettivamente, l'ultimo giorno del mio soggiorno partirò la mattina presto, quindi avrò bisogno della colazione solo due volte. Non è un problema. Il prezzo della camera con colazione inclusa sarebbe di 356 euro. Andrebbe bene? Sì, va benissimo, grazie. Sono anche membro del vostro programma di ricompense. Ho diritto a qualche sconto? Ah sì, possiamo offrirle uno sconto di 20 euro. Mi serve solo il suo numero di iscrizione. David dà alla receptionist il suo numero di iscrizione e la receptionist aggiunge lo sconto alla prenotazione. E se cambio idea, posso cancellare la prenotazione gratuitamente? Sì, offriamo la cancellazione gratuita su tutte le nostre camere, a condizione che la cancellazione avvenga fino a un giorno prima del soggiorno. Perfetto. Andiamo avanti con la prenotazione. La receptionist prende i dati personali di David e conferma la prenotazione. Oh, mi sono appena ricordato. Il suo hotel ha un parcheggio? Sì, abbiamo un parcheggio gratuito, ma è piuttosto piccolo e non possiamo garantirle di trovare posto. Capisco. Se non riesco a trovare posto, ci sono altri parcheggi nelle vicinanze? Sì, il più vicino è quello del centro commerciale. È a circa 5 minuti a piedi dall'hotel. Ok, perfetto, va bene. C'è qualcos'altro che posso fare per lei oggi? No, era tutto. Grazie mille. Prego. Grazie per aver prenotato con noi. Now we'll listen to the conversation again with both Italian and English subtitles. David sta telefonando a un hotel per prenotare una camera per il suo viaggio di lavoro della prossima settimana. La receptionist dell'hotel risponde al telefono. Pronto qui è l'hotel Fenice, come posso aiutarla? Buongiorno, vorrei prenotare una camera per lunedì per una persona, per favore. Nessun problema. Per quante notti alloggerà da noi? Per tre notti. Ok, abbiamo un paio di camere disponibili. C'è una camera con un letto singolo, è l'opzione più economica a 326 euro per tre notti. Grazie. Questa camera ha per caso un balcone? Purtroppo no. Solo le nostre camere con due letti matrimoniali hanno il balcone e hanno un prezzo di 398 euro per tre notti. Capisco, non importa. Posso prenotare anche la colazione? Certo. Effettivamente, l'ultimo giorno del mio soggiorno partirò la mattina presto, quindi avrò bisogno della colazione solo due volte. Non è un problema. Il prezzo della camera con colazione inclusa sarebbe di 356 euro. Andrebbe bene? Sì, va benissimo, grazie. Sono anche membro del vostro programma di ricompense. Ho diritto a qualche sconto? Ah sì, possiamo offrirle uno sconto di 20 euro. Mi serve solo il suo numero di iscrizione. David dà alla receptionist il suo numero di iscrizione e la receptionist aggiunge lo sconto alla prenotazione. E se cambio idea, posso cancellare la prenotazione gratuitamente? Sì, offriamo la cancellazione gratuita su tutte le nostre camere, a condizione che la cancellazione avvenga fino a un giorno prima del soggiorno. Perfetto. Andiamo avanti con la prenotazione. La receptionist prende i dati personali di David e conferma la prenotazione. Oh, mi sono appena ricordato. Il suo hotel ha un parcheggio? Sì, abbiamo un parcheggio gratuito, ma è piuttosto piccolo e non possiamo garantirle di trovare posto. Capisco. Se non riesco a trovare posto, ci sono altri parcheggi nelle vicinanze? Sì, il più vicino è quello del centro commerciale. È a circa 5 minuti a piedi dall'hotel. Ok, perfetto, va bene. C'è qualcos'altro che posso fare per lei oggi? No, era tutto. Grazie mille. Prego. Grazie per aver prenotato con noi. Let's recap over the vocab we found in the conversation Hotel Hotel Receptionist Receptionist Balcony Balcone Breakfast Colazione Subscribe for more content like this and check out the website for more language learning resources and fun games. Thanks for watching.